me li portò qua. Ma io qua non le voglio! Io di ste impicci non ne voglio! Se ne andasse a ammazzare a casa sua! I due ragazzini erano accusati di aver fatto uno ship alla madre di Shaq. Mia madre soffre l'osteoporosi. Vuol dire c'ha le ossa vuote. Non c'ha il calcio. E Kid un razzo ci rompere in 14 pezzi. E ora che c'ha giusto. Ma quale prova avete che sono state dei picciotteri da fare uscire per vostra madre? I miei uomini, i vittori che scappavano campagna a campagna. Perché scappavano se non erano id? E un motore è uguale. Motorini così ce ne sono mille. E ragazzini così, ce ne sono uno ogni angolo a Palermo. Ma allora mettete in dubbio la mia parola? Mai. Non è la vostra parola in questione. Ma voi ci chiedete una condanna a morte. E noi non siamo assassini. Noi esercitiamo giustizia. Non siamo qui a fare giustizia ai picciottiati, ma siamo qui per babbozzi. Uomo loro non ricomendano altro. Capito di storia, i picciottiati furono portati in una satanuta e chiacchiato dentro il pozzo senza permesso suo. E certo che è così! Io voglio pozzo mio bello, pulito, come era prima! È chiaro o non è chiaro? Ma i miei uomini mi picchiarono vicino a lui! E l'unico posto sicuro era quello di Babbuzza! È dovere suo aiutare un altro uomo d'onore come a me! Ma poi, tutto il suo buon dia! Un cazzo di pozzo! Per la decisione ci volle quasi una settimana. Alla fine la ragione di Butera trionfò. I picciottelli dovevano essere puniti severamente ma liberati. Allora, finalmente mi ha liberato il pozzo. Dai, portatele via, via! Un minuto, per favore! Forse tu hai rubato la matitore Shaq. Rispondi, non ti succede niente se mi dici la verità. Ce lo giuro, non siamo stati noi. Piacere. Il piacere è tutto mio. Si accomodi. Io dici alza il caffè. Niente caffè che mi rende nervoso. Entra che devo parlare con te. Tu ci scuserai, vero Memmucci? Scordia. Circo Vicaro da carcere, non fa altro che parlare bene di te. Dice che sei un bravo ragazzo, giusto degnerete di tuo padre. Tu sì che è troppo buono. Antonino Calderone racconta, ad esempio, la storia di quattro ragazzi
uccisi perché sospettati di aver scippato la madre di Nitto Santapaola, il boss di Catania. Racconta Calderone. Mi devo recare nella tenuta di Francesco Scinarda, a Mazzarino, vicino a Monte Formaggio. Entro in una stalla dove i quattro ragazzi sono legati come salami. Mentre discutiamo, arriva Turi Santapaola, che viene riconosciuto dai ragazzini. Prevale la decisione di ucciderli. Carichiamo i ragazzini in macchina e partiamo. Uno di loro è così piccolo che non arriva neanche al finestrino. Beppe Di Cristina, Luigi Annaloro e i due camarata li portano verso una zona impervia. Dopo un paio d'ore gli uomini tornano e vedo che sono sporchi di sangue. I quattro ragazzini trucidati vengono da San Cristoforo, uno dei quartieri del centro storico, abbandonati da una politica urbanistica che ha fatto scempi tremendi. Nessun servizio, giovani che vivono in strada e che imparano presto la legge della violenza. Una legge alla quale non si vuole rassegnare neanche dopo 13 anni Vincenza Di Bella, la madre di uno dei ragazzini scomparsi per aver mancato di rispetto alla famiglia del boss di Catania. Con mia figlia mi disse, dice, stai venendo e non venne qui. Ora io cercassi un appello con la mente di cercarlo. Devo trovare magari l'ossa, di venire l'ossa. Nell'usticetto voglio venire. No, mi dice, stai venendo e non venne qui. E quanto tempo fa è successo? 13 anni che manca. E lei che cosa ha pensato? Io non l'ho morto a mio figlio. Io a vista venere. Penso io sempre di venere, mio figlio. E lei avanti l'occhio che gli risponde. Non l'hai per motto, no. E secondo lei che cosa si può fare? Che cercate, vedete, che potete fare? Un aiuto mi ha da dare, perché hai un dolore nel mio cuore. Come manca un figlio da casa, di 14 anni. Stai venendo, non viene qui. Mi ha da dare un aiuto, o altro. Di cercarlo, di furiare, perché non è morto mio figlio, no, non è morto. No, ci faccio, io è vivo mio figlio. Mio figlio è vivo. Così lì lontano, chissà, ci va, una cosa richiesta.